Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati in questo nuovissimo video. Oggi dietro di me abbiamo non solo dei Chunk ma anche l'Angelo Nico, che oggi ci esporrà il video. Forza, esponi il video, Nico. Oggi ragazzi ci andremo a visitare il Regno dei Cieli, no, seguitemi. No, non funziona così. In questo video andremo a sfidarci con dei bellissimi Chunk. Nico, appena inizieremo questa partita avremo casualmente un Chunk a testa. Dobbiamo cercare di armarci con delle armi e alla fine dobbiamo combattere uccidendoci, capendo qual è il Chunk più forte. Sei pronto? In realtà io ho un problema. Non riusci a scendere? No, sto andando verso il paradiso. Ma scendi! Avvio la partita, io verrò con te. Vabbè, sì, io avvio la partita. L'ho avviata? Io sto ancora volando, tranquillo. Prima o poi scenderemo. 3, 2, 1, iniziamo! Che figo! Il mio tutto verde! Anche il mio tutto verde! Io sono vabbè, però sono il ciliegio, qui c'è un shop. Ah, io devo ottenere queste cose per comprarle, ma che figata! Devo scendere a minare cose, però devo minare prima la stone. Quindi con calma. Rosso. Io sono il team blu. No, io volevo essere io rosso, non blu. Che schifo, mamma. Mi dispiace, ragazzi, non volevo deludervi in questo modo, Ci sono qua i diamanti, devo prenderli subito questi. Sì, col piccone in pietra. Legno, anzi. Prima devo prendere sto facendo il piccone in pietra. Poi faccio il piccone in ferro. Poi faccio il piccone in... hai capito? Sei così lento, ancora sei lì. Io sto già scavando il ferro. L'oro. Come l'oro? Come hai fatto tu a scavare già l'oro? Ah, c'è il ferro già cotto. Come hai comprato tutto? Ho comprato tutto. Ma scusa, ma... cioè, noi dobbiamo ottenere oro scavandolo e poi dallo shop con l'oro comprare le cose, giusto? Le persone dicono così. Poi non so, gli alieni dicono diversamente. Ma io non penso che parli, dipende che lingua hanno gli alieni comunque. Ma hai raccontata quella volta in cui hai parlato con un alieno? Sì, cioè ero un po' addormentato. Cioè stavo un po' dormendo, ero lì così. Eravamo gli unici insieme a Milano. Stai sbagliando. Quella è la volta in cui hai... non si può dire quella volta. Ah, quella volta in cui tu hai cagato per strada. Ho più oro di te sicuramente. Vabbè, io ne ho 13. 36. La madonna, dove hai trovato tutto st'oro? In miniera, sai, scavo. Grazie, meno male che me lo dici te. Ma cos'è questa roba qua sotto che abbiamo, una gemma? Ma tu sai come funziona il gioco? Ah, dobbiamo distruggere la nostra gemma, tipo le bedrock. Sì, questa sì, la nostra dobbiamo distruggere. No, la gemma degli altri. Dobbiamo distruggere la nostra. No, dobbiamo distruggere la loro, la tua la loro. Quella dei verdi e dei gialli. No, quella del rosso devo distruggere la gemma. Ma no, è la tua gemma quella rossa. Io sono blu. No, c'è un bug, distruggi quella verde. No, fidati che vedo che sono blu, sono stupido. Cioè, penso. No, distruggi quella distruggi quella verde. Non tu. C'è la verde. Tu, dove sei? Qual è la tua isola? Allora, io sono nato a casa mia. Non è vero. Di dove sei nato, forza, dillo. Di che sei nato a Napoli, all'ospedale, forza. All'ospedale della mia city. Ma non posso fare il caschetto. Detto che abiti in città, l'hai messo. Non abiti in montagna, quindi. In montagna non credo si possa cioè, come si partorisce in montagna? Scusa, 100 anni fa come partorivano? In montagna si partoriva, gli animali come partoriscono? Hai visto una mucca partorire, te? Gli animali sono naturali. L'uomo non è l'uomo artificiale. Ma che cavolo stai dicendo? Questo. Effettivamente è strano. Perché si va a partorire all'ospedale se prima non si partoriva all'ospedale? Perché magari prima la mortalità infantile era molto elevata, adesso è molto più bassa? Allora vedi, non si può partorire in montagna perché sennò si muore. Non è detto che si potrebbe morire, ma non è detto che si muoia. E me non vorrei morire alla nascita, sinceramente. Io ti detesto. Qua c'è ossidiana, ma la prendo. Ma no, non voglio ossidiana, io TNT. Ma posso lanciare la TNT, Nico, no? No, non lo so. Oddio, ho una skin, loco. Come una skin? Di cosa? Ho una skin sulla spada in diamante. E ce l'ho anch'io, l'ho comprata prima. Certo, te l'ho fatta citare io. Senti, in realtà... l'ho accettato prima del video, ragazzi, ve lo dico. Ma Nico, ho usato i comandi per farci prendere le cose belle, ovviamente, per farci prendere i cosmetics. Loco non era contro questa cosa, anzi, ha detto, sì, fatto. Scusa, sono cosmetics, scusa, non è che abbiamo fatto qualcosa di brutto. No, questo gioco è un pay to win. Se compri la skin, vinci. Abbiamo comprato entrambi, quindi vinciamo entrambi? Ma l'ho comprata prima io. C'entra, in realtà non l'abbiamo comprata, abbiamo citato i soldi e abbiamo aperto dei chest che ci davano cose casuali. No, io Minecraft l'ho pagato. Anch'io ho pagato Minecraft. 10 euro. Come 10 euro? 16. Perché non posso fare la matura, Nico? Io l'ho fatta. Ah, adesso me la fa fare, ma scusa. Non posso fare l'elmo. L'elmo si può fare, però. Hai già l'aureola. Ah, c'ho il... non c'ho... tu hai l'aureola, io sono un gentiluomo, sono un gentleman io.
fra 2 minuti e 50 secondi che vedete sopra la mia testa, potremmo combattere. Ma hai spostato la cam? No, allora, è in parte la mia testa, io c'è letteralmente sopra la mia testa, qua c'è scritto qua. Ragazzi, mi dispiace, non vedrete nulla, però non è colpa vostra. Si vedrà, no, si vede, si vede, che cavolo. Ma devono aguzzare la vista, devono spostare tipo il tuo capello. Mi sono spostato, no, non è che loro devono mettermi la mano in testa e spostarmela. Cos'è, un video interattivo? Allora, ragazzi, se in questo momento toccate sul naso di Loco, gli spunterà un naso da pagliaccio. 3. Non lo faccio. 2. 1. Se non appare perché Loco non l'ha messo ad editing. Non ce l'ho, vabbè, lo fa. Se mi ricordo lo farò, però non penso di aver voglia di farlo. Io posso incantarmi le cose qua. Ah, sì, che posso incantare, però fanno schifo. Certo. Devi comprare un Ancian. L'ho comprata, però fanno abbastanza schifo le cose. Allora non farle. Progetta non so se c'è la Keep Inventory, prova a buttarti. No, guarda, sto bene così, sinceramente. Dai, bisogna saperlo però, eh. No, no, perché c'ho Project Protection. Ho finito l'oro perché ho speso tutto. Ah, questo è dispendio economico. Attenzione! Ragazzi, aspettate le vostre finanze. Devo capire tu dove sei. Adesso possiamo a combatterci. A casa mia, tu? Tu in garage. No, non lo sono. Devo capire se tu sei quello o sei quello. Sei quello per forza, dai, sì. Allora, io sono quello. Chi quello? Quello chi? Allora, se tu guardi il sole, leggermente a destra, vedrai un pianeta. Ah, secondo appunto apposta, lei, ho capito. Cioè, perché c'è il blocco là davanti, ma dimmelo subito. Grazie che mi hai detto. Un blocco comunque in aria, comunque. Eh sì, in aria, ho capito. Ma tu hai messo un sediano a pagliaccio. E mica sono scemo. Un po' sì, dai, cioè. Aspetta, ma tu dove sei in questo momento? Stai qua scavando cose? No, ho fatto un ponte, non lo vedi? Non c'è ponte! Ma non hai problema di rendering tu? Non hai nessun ponte, non mi prendere in giro, no. Sono qua, vedi, ci vediamo. Hai comprato anche te changing table alla fine, pagliaccio! Sei un è clown! Stato l'ultimo acquisto. Io intanto sono già tutto pronto per pushare. Io non sono pronto, in realtà, non ho niente pronto, cioè devo ancora organizzarmi. Non posso incantare l'aureola, però voglio il refund. Ah, quanto mi dispiace, Nico, davvero un vero, vero peccato. Anche tu, quando esploderai, sarà no, non sarà un peccato, anzi, sai. Io però ho in mente una cosa geniale che tu non so se farai. Ma guarda quanto oro c'è qua, sono ricco di nuovo. Comunque, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete vedere questa modalità anche in 4, magari, con tutti i colori. Cioè, per essere in 4, la cosa bella è avere i colori, non avere le 4 persone, dici? Anche, però per dire, se abbiamo 4... Lascia stare, va. Ragazzi, praticamente Loco chiede a noi di fare video soltanto per avere altri colori. Ma non è vero. Io non ho parole. Ma perché dici queste? Non so, sono delle bagianate. Ma l'hai appena detto tu. L'hai appena detto tu, no, con la tua voce. Non è vero, tu stai dicendo, tu mi stai mettendo in bocca parole che non ho mai detto. Questo non è vero, tu mi stai mettendo in bocca parole che non ho mai detto. Invece sì, l'hai detto te. Io mi auguro che ci sarà Keep Inventory, perché se non ci dovesse essere non ho voglia di rifarmarmi tutto, te lo dico. Spero ci sia anch'io, sennò alla fine per entrambi qua. Ah, se non c'è, vabbè, finisce quel video. Ma tu dove sei in tutto questo? Non so ho cosa stai facendo. Un acquisto. Ah, sei là, ma sei a casa tua. Perché non dovrei essere qua? Non lo so. Ho capito perché hai fatto tutto questo. Io no. Io sì. Perché in questo modo tu puoi lanciarti giù con l'acqua e non posso arrivare da te. Vabbè, l'acqua non l'avevo considerata. Però sì, è la base delle Bedwars in teoria. In realtà no, non è che ti metti a fare i pillar in alto nelle Bedwars. Io li ho sempre fatti. Perché sei un camper. Camper schifoso. Ma il camper intendi quello che tipo puoi dormirci dentro? Io voglio un camper, Nico, mi compro un camper, dai, tu che sei ricco. Io non sono ricco. Una volta però l'ho fatto una vacanza in camper. Ah sì, dai. Ah, perché mi stai sparando? Ma chi ti spara? Ma tu c'hai le visioni. C'è una freccia lì! Non è una freccia, è un... È un... Cos'è che hai detto? È un... Nico, quello, dai. Perché non ho più frecce io? Che non le hai comprate. Ne avevo 4! Secondo me dovresti avere una visita oculistica gratuita. Non ti giuro, avevo 4 frecce, sparite! Dove l'ho buttata? Ho buttato 4 frecce, ma ce l'avevo io prima. Ma avevo le frecce io prima, sono sparite! Cosa stai facendo? Il ponte sul sito di Messina, ti si vede il culo, guardati, guardati, si vede, c'è una fascia sul culo. Tu pensa alla mia fascia, io penso a spaccartela la fascia. Che spacco. Bullo. Spacco io, spacco. Ma dove sei? Ah, eccolo lì. Aia, che dolore, non mi hai dato neanche un cuore. Li ho buttati giù, non è che ho tolto i cuori. Ti è mancato. Aia, che dolore, non mi hai neanche preso. Occhio che le frecce sono un patrimonio, È la fine, infatti le frecce non ce l'ho più, le ho occupate due. Scendi qua, dai. Forza. Dai, ora arrivo. Scendi però. Un attimo.
Devo mangiare prima. Scendi. Ma se ti rubassi la enchanting table? C'è anche te enchanting table. Che pagliaccio. Vai giù. Non sei il benvenuto. No. O forse sì. E vai nel void. Ma perché hai uno scudo? No, io questo non ci ho pensato. Godo! Scopriamo subito se il video continuerà o no. Il video continuerà! Let's go! Oh, ecco dove erano le mie frecce, ho buttato giù prima! Guarda che pagliaccio che sei! Sei un clown! No, sono un angelo, vedi la aureola. Ma c'è ancora l'acqua? No, non c'è più l'acqua, devo salire con le ladder. Però veramente, ragazzi, qua la situazione è veramente manicomiale. Cosa vuol dire manicomiale? Smetti tutta questi termini. È un verbo. Grazie. Che non conosco. Non è un verbo manicomiale. Ah, ecco. E non so neanche se esista, sinceramente. Come hai fatto? Cosa? Come hai fatto ad arrivare lì in un secondo? È il mio ponte sullo stretto di Messina. Ma non te l'avevo visto! Dove sei respawnato? Oh! Oh! Vuoi mettere fine a questo video subito o vuoi un po' più di minutaggio, dimmi? Guarda, secondo me non finisce subito, dai! O sì? Ma io vorrei... Ma in realtà è passato tanto tempo. Dai, finiamo, dai. Che ne dici? Guarda, non vorrei finire adesso io. Però dai, dai. Velocemente, così. Vieni qua allora, vieni qua a affrontarmi, affrontami, forza. Aspetta, perché effettivamente anche io faccio uno scudo ora che posso, grazie. Cavolo, ma non ci volevo questa. Intanto non lo so usare. Non c'ho... Non sono di quella scuola. Ciao, bentornato. Ehi là. How's it going? Ho perso mezza vita facendo così. Anche lui si è fatto la ascia, ma pensate, ma pensate. Oh oh. Che c'è? Niente, mi hai lasciato tempo per mangiare, grazie. Non c'avevo cibo. Molto gentile, tanto gentile e onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ho parlato per sbaglio, sappi. Lo so, ho visto. Di mangiare una bistecca. Ok, bistecchina. Dai, ti prego, io odio lo scudo, non usare lo scudo. Facciamo un PvP senza. Che noia. Guardalo, guardalo come si protegge, come se fosse una tartaruga. Una tartaruga. Ninja? Boh. No! Red Team One, even with the scudo. Let's go! Sei un pagliaccio! Sei un pagliaccio! Io non avevo considerato che tu fossi già da me. Quando sei arrivato non ti ho visto. Ti devo avvisare che è. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri video di questa modalità. Non ci vediamo domani con un nuovissimo video. Cosa vuol dire peruzza? Una scorreggia, tipo. Va bene. Ciao a tutti.